Oggi vi racconterò la storia di uno dei poliziotti più temuti nel quartiere Valmelaina, Tufello e Montesacro. Perché vi parlo di questi quartieri? Perché nella seconda metà degli anni Ottanta io mi trasferii in un quartiere residenziale di nuova costruzione dove per spostarmi e trovare un po' di vita spesso dovevo andare proprio in queste zone, Montesacro, Tufello, Valmelaina, e in questi quartieri c'era questo poliziotto temutissimo. Questo poliziotto ha avuto una carriera un po' particolare, nel senso è entrato in servizio alla fine degli anni 70, quando in quei quartieri c'era la criminalità quella tosta, c'erano alcuni esponenti della banda Magliana, chi ha seguito i miei racconti sa di chi parlo. Negli anni 80 c'era sostanzialmente un'eredità di questi membri fatta in versione un po' più soft. Perciò se vi interessa sapere la storia di questo poliziotto che metteva paura, incuteva timore ai criminali negli anni 80 e negli anni 90, perché poi l'ho rincontrato anni dopo in funzione del mio lavoro, rimanete. Altrimenti vi consiglierei di andarvi a comprare un panettone gigante, tagliarla a metà, metterci dentro un pandoro gigante, richiudere tutto e farvi una bella colazione. Scuola di botte, siamo di scuola di botte e meniamo tutti, i bulli, i ciccioni e quelli brutti. Se tu vuoi vincere colpisci sotto, vai con Ciccalone che ti insegna a fare a botte. Per ovvi motivi, ragazzi, non mettiamo nomi, non mettiamo cognomi, non chiedete il nome, non chiedete nulla. Tuteliamo la privacy delle persone di cui racconto le storie, che potrebbero essere magari anche un po' alterate dalla memoria, dalla conoscenza delle cose, perciò definiamo le storie di fantasia. Questa è una storia di fantasia e io vi sto raccontando di un personaggio di fantasia. Dicevo, metà degli anni 80, spesso quando andavo in giro per divertirmi, fare qualcosa, andavo o al Tufello o a Valmelaina. Erano due quartieri criminali, su questo non ci pioveva. Valmelaina sicuramente aveva un'area un pochettino particolare dove magari si vendevano elettrodomestici, cose, e c'erano pure dei personaggi molto conosciuti. Il Tufello c'aveva delle aree interne ai condomini popolari che erano realmente off limits, a meno che tu non te volevi comprare qualcosa che potesse farti male, però diciamo erano off limits per i ragazzini, o comunque i ragazzini venivano avvisati: oh ragazzi, vedi, andatene, qui c'emo da fa. Bische contro bische, gente che litigava, gente che faceva botte. Tante volte qualcuno te fermava, te levava la bicicletta, tante volte te la ridavano: oh, ridai la bicicletta al pischello. C'era anche un po' di contraddizione in questa criminalità, perché come dicevo era un'eredità della vecchia criminalità della banda della Magliana, che molti avevano preso in mano: ah, mo lo faccio pure io, quelli ci hanno fatti i soldi, giravano col Ferrari. Ma in realtà rimaneva una criminalità locale che spesso si mangiava tra di loro, cane mangiava cane, se facevano del male tra di loro: ah no, qua sta zona è mia, mo ci penso io. Se menavano, se sparavano, se accoltellavano, facevano le peggio cose. E in tutto questo c'era anche la funzione delle forze dell'ordine, ben rappresentate da questo personaggio, questo poliziotto. Era molto particolare perché quando si parlava di lui la maggior parte dei delinquenti locali tremava: oddio, viene quello, oddio, l'ho visto passare, oddio, stanno a chiamare quello. Cioè, non gli dicevano: stiamo chiamando la polizia o stiamo chiamando i carabinieri, stiamo chiamando l'ispettore tal dei tali. E lì si gelava il sangue delle persone. Io da ragazzino c'avevo paura perché vedevo la gente che c'aveva paura. Lo vidi qualche volta. Che tipo era? Arrivava con la macchina civetta, in abiti civili, pistola sempre bella in evidenza, e non c'aveva la pistola d'ordinanza, c'aveva un revolver. Voi direte: ma come fa un poliziotto a averci il revolver? Non lo può avere il revolver il poliziotto, perché c'ha la pistola d'ordinanza e non c'ha il porto d'armi. Lui c'aveva revolver, trench lungo, capelli lunghi, ma c'aveva una particolarità che mi ha colpito e che poi chiesi a mio padre di che cosa si trattava. C'aveva l'unghia del mignolo della mano dominante lunghissima, gialla, lunga e con la punta squadrata praticamente, cioè non finiva a punta ma finiva piatta. E io rimasi, vedi questo, tutto scende, smette là a discute, arsa il mignolo, fa così, se gratta l'orecchia, poi fa così e si pulisce tra i denti. Io sono rimasto e ho detto: ma che è
qua roba, è un'arma, è qualcosa di particolare, di assurdo. La sera chiesi a mio padre, che lui di queste cose se ne intende, avendoci a che fare con tutta la centaglia nei cantieri, e mi fa: ah, ma quella è una cosa classica dello zozzo romano, cioè si fanno crescere quest'unghia come fosse un multifunzione, ci si gratta una orecchia, ci si puliscono mezzo i denti, ci si scaccono, ci si grattano le chiappe, dietro la schiena, è un grattino perfetto per la testa, per queste cose qui, ma all'occorrenza ci puoi pure svitare le viti, ci puoi grattare via un adesivo, ci puoi fare un'infinità di cose, cioè tu te puoi tenere tutte le unghie corte e te tieni questa lunga che fa praticamente da multifunzione. Si vocifera che con quest'unghia potevi pure tagliare la carta, potevi fare peggio cose, diventava un rasoio affilato, una lama. Quando arrivava lui, prendeva uno, due persone, se le caricava a macchina e tutti gli altri tiravano un sospiro e sollievo: ah, ha caricato Gigio, ha caricato Franco, ha caricato Pippo, capito? Quelli che venivano caricati spesso dopo qualche ora tornavano sempre con una mano qua e una sopra la testa. Oddio, 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 e che è successo? Lascia perdere, non mo chiede, oddio, oddio, oddio. Parliamo di persone grandi, parliamo comunque di maggiorenni, noi eravamo ragazzini, però stando lì in mezzo a quei gruppi con le biciclette, facevi avanti e indietro, ascoltavi sempre, il ragazzino era curioso, si metteva lì, ascoltava, chiedeva: oh, ma hai saputo che chi è quello? Ma lascia sta, è uno cattivissimo. Cioè ti informavi, perché alla fine la curiosità, conoscere queste cose, faceva sempre quello a un ragazzino. E raccontavano storie inverosimili: m'hanno menato con le lenti del telefono sulla schiena, oh, m'hanno tirato la peggio roba, m'ha strillato per 20 minuti in faccia, fino a che non gli ho dovuto di che avevo comprato, avevo fatto, ma io non me la so cantata. La maggior parte di quelli che tornavano dicevano che non se l'erano cantata. Poi alla fine se l'erano cantata tutti per andarsene via. Prima tornavi, prima te l'eri cantata. Se cantavano solitamente una versione stupida: chi t'ha data la roba? Ma ha data uno con l'occhio quercio, con la gambetta, con i capelli mezzi lunghi, mezzi corti. Cioè praticamente non si risaliva mai a nessuno. Però loro erano contenti perché qualcosa gli avevano detto. Più passava il tempo e più mi raccontavano, i metodi diventavano molto più coercitivi, cioè nel senso, questo arrivava: oh, o mi dici dove sta quello che ha rubato l'autoradio o so cazzi tuoi. Perché indagavano sì su tutto quello che era criminalità, ma anche su quei reati che davano fastidio alla gente. Chi ha rubato l'autoradio lì, pam, andavano lì, lo ripiavano. Chi ha rubato dentro casa di quello lì, pam, andavano lì e lo ripiavano. Il che non era male, perché creava una sorta di controllo su questa criminalità spicciola che metteva paura alle persone. In realtà poi c'erano traffici ben più grossi che le persone percepivano fino a un certo punto e che andavano combattuti con metodi sicuramente più complicati. Però il criminaletto, quello spicciolo, veniva subito spaventato. Quelli più grandi invece era un pochettino una piccola guerra. C'erano personaggi conosciuti nella zona che avevano una battaglia aperta con questo poliziotto e se ne parlava spesso: oh, ma lo sai che si sono scontrati, oh, ma lo sai che si sono detti le peggio cose, oh, ma lo sai che quello è venuto, ha cercato di arrestarlo, non ci è riuscito. Si creavano tutti questi miti dietro, che poi ti raccontavi nel quartiere: Roma, lo sai che l'altra volta sono venuti con tre volanti, l'hanno manganellato a quello, quello ha preso, gli ha dato tre cazzotti, l'ha sdraiati a tutti, poi dopo è arrivato alla fine l'ispettore e quello ha preso e se è stato buono. Cioè dopo che si sono menati, manganellati, quelli pugni, volato per terra, arriva l'ispettore e quello sta buono, si sono parlati e si è risolto il problema. Erano un po' delle mitizzazioni che probabilmente di verità in fondo ce n'era poca, però faceva sempre un certo effetto sui ragazzini, sul quartiere e comunque su una sorta di controllo. Mentre a Valmelaina avevo notato che era più diplomatico, nel senso, lui quando arrivava a Valmelaina c'era una sorta di diplomazia, si presentava, parlava, diceva. Quando invece andava a prendere qualcuno Artufello, lo caricavano brutto, specie in via Capraia, tutta quella zona lì. Quando arrivavano a caricare qualcuno lì, arrivavano sparati, non dicevano una parola, lo prendevano, lo sbattevano dentro la macchina e se lo portavano via. Probabilmente c'era anche una disparità di trattamento tra i quartieri. Questa era la cosa che un pochettino si notava. Nella seconda metà degli anni 90 io fui assunto in Blockbuster e aprimmo proprio un negozio al confine tra Montesacro e il Tufello. Questo negozio che aprimmo
suscitò molto interesse nel quartiere, perché grandi negozi di quel tipo non ce n'erano mai stati, perlomeno multinazionali o altro. E la prima persona che ci venne a fare visita in negozio, io ero il responsabile del punto vendita, fu proprio questo ispettore, ormai già attempato ma conosciutissimo, molto più rilassato, molto più ingrassato, col capello grigio. Si presentò, io ovviamente feci finta di nulla, io già lo conoscevo per fama. Lui si presentò: chi è il responsabile? Sono io. Ah, ciao, sono l'ispettore tal dei tali. Mi diede il biglietto da visita. Si presentò sempre col suo fare borghese, pistola che usciva, cappottone, capello lungo, unghia lunga, e questa volta modi molto tranquilli. Lui aveva un modo di porsi diverso in base alle persone che c'era davanti. Non era un delinquente, ma era un rispettabile gestore responsabile di un punto vendita di una multinazionale che ai tempi faceva gola averla nel quartiere, perché comunque portava denaro, perché comunque portava luce, era sempre aperta fino a mezzanotte, cose particolari per il tempo, vendeva prodotti interessanti, noleggiava cassette, specie polizieschi che a lui gli piacevano, ed era importante creare subito del buon vicinato. E devo dire la verità, il fatto che lui sia venuto a trovarci, ci abbia lasciato il biglietto da visita col suo telefono privato e mi disse: chiamami a tutte le ore, qualunque cosa succeda, 24 ore su 24 sto numero è sempre acceso. Tra l'altro, la cosa curiosa che mi disse: io tanto faccio base a un bar famoso che era aperto 24 ore su 24, cioè lui quando non stava al lavoro, quando non stava in ufficio, stava sempre a sto bar tabacchi, sempre aperto, dove a tutte le ore della notte la gente andava a comprare sigarette. Vicino c'era un famosissimo ristorante e in 5 minuti arrivava subito se tu lo chiamavi. Devo dire la verità, io non ho avuto molte occasioni di chiamarlo, se non in alcuni sporadici casi, e in uno in particolare, anche perché la maggior parte delle volte quando capitò il ladruncolo, il tossico, il rompicoglioni eccetera, bastava fare il suo nome, bastava dire: guarda che chiamo l'ispettore tal dei tali, bam, questo spariva. Spariva perché negli anni 90 lui si era evoluto. Tutto quello che era feccia lui li caricava a macchina, se li portava via e te risolveva il problema. Non faceva, si metteva lì documenti, come ti chiami, chi sei, ah, è tossico, via qua, boom, macchina, questo non lo vedi più, non torna più, vai tranquillo, ti diceva, e te risolveva il problema. Una volta ci capitò un tizio che rubava le videocassette, e questa ci verrebbe fuori una storia a parte. Io scoprì un traffico di videocassette da noleggio che venivano rubate nei blockbuster e rivendute in altre videoteche compiacenti, dove i proprietari era gentaglia, tra l'altro. E questo tizio che veniva a rubare era un mezzo tossico, ma anche un mezzo delinquente, di quelli brutti di zona, di quelli che giravano comunque armati. Voi dite: ma come uno che va a rubare le videocassette gira armato? E ve garantisco di sì, perché ai tempi si puntava basso per cercare di rilanciare un pochettino. Quando io beccai sto tizio qua, questo tirò fuori una lama e mi disse: fateli cazzi tua, io non c'ho niente, io me ne vado. Quando lui tirò fuori la lama, io ovviamente feci 3 passi indietro e dissi alla ragazza che stava in cassa di chiamare l'ispettore. Avete cielo! Questo sbiancò completamente. Chiamalo, chiamalo subito, che ci abbiamo il cellulare lì in cassa. E dissi: c'era il biglietto da visita per davvero. Lo chiamò e arrivò in 5 minuti. Gli dissi tutto quello che era successo e mi disse: stai tranquillo, questo qui non passerà più. E così fu, non passò più in quel negozio. In realtà poi passò in altri negozi di altri quartieri, perché quel quartiere per lui era diventato off limits, ma questa è un'altra storia. Invece un altro episodio veramente interessante, anche questo farebbe parte della storia a parte, è quando lo chiamammo per una tentata estorsione. Cosa successe? Che praticamente chiamarono uno dei ragazzi in turno, c'erano le figure di assistant manager, che erano le persone che si occupavano dell'apertura e della chiusura in assenza del responsabile e che mandavano avanti il negozio. C'era uno che era un po' un tipo strano. Una sera mi chiamò a casa e mi disse: senti Simo, senti, questa era dei paese, te volevo dire che mi hanno chiamato, mi hanno detto che tu preparà un milione da taglie, sennò danno fuoco al negozio, sai, proprio quelle cose stile film. Io ho detto: ma sei sicuro? Sì sì, mi hanno chiamato. Ho fatto: ora chiama subito l'ispettore e diglielo subito. Lui chiamò l'ispettore come da indicazione, ma lo chiamai anch'io perché c'avevo anch'io il numero del telefono. Questo si presentò lì al negozio e gli disse: la prossima volta che ti chiamano, digli di venire che gli dai i soldi. Ovviamente sto tipo: sì, diceva
diceva sempre sì, praticamente. Però c'è una storia molto articolata dietro ciò, non ve la posso approfondire adesso perché veramente andremmo a fare un video di un'ora. Se vi interessa sapere questa storia, ve la porto avanti. Fatto sta che lui lì fece praticamente un'operazione di polizia dove portò addirittura lui i soldi, glieli diede a quello che stava lì in cassa. Casualmente questi criminali chiamavano sempre quando c'era solo sto tizio in negozio, cioè non chiamavano quando ci stavo io o quando c'era l'altro assistant manager, ma quando c'era questo. Non si sa la casualità, spesso questo faceva le chiusure la sera, però casualità chiamavano sempre lui. E dopo questo fatto fui convocato comunque in commissariato da lui, andai in ufficio e rimasi abbagliato. C'era un ufficio che sembrava un arsenale, pistole di qua, pistole di là, freggi di qua, freggi di là, medaglie, foto con quello, foto con quell'altro, foto col presidente. Si era fatto le foto praticamente con tutti, c'aveva armi appoggiate ovunque. Io spero che fossero delle repliche o fossero armi che non potevano sparare, perché erano messe tipo in cornice, qualcosa del genere, sai, messe dentro una bacheca. E lui lì era incazzato nero per come era andata a finire questa operazione che lui aveva messo in piedi. E mi disse: quello caccialo, è un cretino. E infatti di lì a breve questo tizio lo licenziammo. Anche questo licenziamento ci verrebbe fuori in altra storia. E lui anche per i criminali degli anni 90 fu una brutta gatta da pelare. Perché poi la cosa curiosa che andiamo a vedere realmente è che lui ha iniziato la sua carriera a fine anni 70. Si è fatto fine anni 70, tutti gli anni 80 e tutti gli anni 90. Poi se n'è andato in pensione. La differenza tra lui e i criminali qual era? Che lui prendeva uno stipendio fisso, non prendeva i soldi che prendevano i criminali. Però lui dalla fine degli anni 70 alla fine degli anni 90, perciò si è fatto una bella fetta di criminalità, ha visto tra morti, arrestati, finiti male, finiti in povertà, tutti questi criminali che si sentivano Al Capone o similari finire male, mentre lui si è goduto la sua pensione con le onorificenze e tutto quello che concerne. Il che non è male. Devo dire che probabilmente magari la sua gestione era un po' dura, pugno duro o altro, però funzionava. Nel quartiere le persone normali, non i criminali, erano contenti che lui ci fosse, perché chi non aveva niente da temere stava tranquillo. Ovvio che chi aveva fatto uno strappo, chi aveva fatto un furto in appartamento, chi aveva venduto qualcosa che non doveva vendere, chi riciclava, chi faceva, chi brigava, chi aggrediva, ci aveva sempre paura che si presentasse al loro cospetto l'ispettore e li portasse via, il che non era mai piacevole. Però era gente che aveva sbagliato, ragazzi, e non aveva sbagliato poco, perché aveva sbagliato nei confronti di altre persone. Cioè non è che stai a casa tua, te stampi i soldi da solo e poi provi a rifilarli a qualcuno. Cioè tu hai aggredito persone, hai fatto del male ad altre persone in un quartiere dove, diciamoci la verità, si conoscevano tutti, perché a Varmelaina, al Tufello, scherzando e ridendo, negli anni 80 ma anche negli anni 90 ci si conosceva tutti. Poi il tempo ha cambiato tantissime cose nei quartieri a Roma. Allora, quei quartieri popolari dove tutti si conoscevano, dove si sapeva chi era il più matto, dove si sapeva chi era il più bravo, dove si sapeva chi era il più farloccone, eccetera, tante cose poi sono cambiate, perché aumentano le persone, si creano casini, commistioni, quello si infila, quello gira, c'è un po' di tutto. Oggi sembra tutto più difficile, devi fermare uno, ah ma io quello no, se io ho i miei diritti, non mi tocchi, non mi faccia. Non so se quei metodi, quei sistemi ai tempi erano giusti o sbagliati, perché sbaglierei nel dirvi no, era tutto giusto, no, era tutto sbagliato, perché quando poi si calpestano i diritti di qualcuno, anche se è un delinquente, si rischia di passare alla parte del torto. Però nella mia visione anni 80, mia visione anni 90, ai tempi io pensavo che fosse giusto come lui operava. Incuteva timore, non metteva paura a coloro che erano innocenti, tra virgolette. Noi ragazzini con la bicicletta un po' paura ce l'avevamo, perché magari qualche cazzatella l'avevamo fatta. Però se andavi dal negoziante per dire a fregare qualcosa, probabile che lo incontravi se il negoziante lo chiamava, e questo ti metteva paura e ti faceva pure rigare dritto. Chi non ha voluto rigare dritto, ragazzi, ha fatto la fine che ha fatto. Detto questo, se volete approfondire alcune storie che si sono delineate all'interno di questo racconto, scrivetelo nei commenti. Detto questo, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.